In quanti modi può dirsi viaggio? Vi è quello che consiste nel raggiungere una meta e che non ha altro fine. Il viaggio è talmente comune che a volte neppure ci accorgiamo di compiere. Opposto è il cammino. Il suo significato consiste nella strada che si percorre, negli incontri che in esso avvengono, nei timori, nelle meraviglie, nelle sorprese che suscita. La meta qui vive in ogni istante.